il sesamo. Col gelato. Una pasta, un risotto e un po' di cose. Comunque ti faccio vedere i piatti. No, c'ho fame. Lo sanno che hai fame, lo sanno perché mi... Ma perché sono a digiuno. Buongiorno. Oggi mi trovo all'Emiral. Praticamente siamo Spiaggia Vecchia, direzione Pineta. La Pineta è da questo lato. E ti porto a mangiare all'Emiral. Buongiorno Carlo. Allora, l'Emiral è un ristorante spiaggia, ora te lo faccio vedere, anche con i giochi per bambini, ma piano piano lo conosciamo. Ho prenotato perché un mio amico mi ha detto vai a mangiare lì perché ti tratteranno benissimo, e vediamo, il nostro scooter estivo. Allora, ti faccio... Oh, c'è già... Buongiorno. Ciao, buongiorno Max. Vieni. Piacere. Vieni. Ciao. Ti seguiamo? Oh, andiamo. Ok, grazie. No, ti seguo te. Grazie. Allora, tavolo riservato. Ciao. Tavolo riservato, ti faccio vedere il locale, eh? Guarda che bello il bancone, tutto il locale. Guarda che bello questo angolo qua. Quel tavolo lì? Perfetto, grazie. Il pesce, bella vista. Bene, bene, adesso metto io di là così evito di inquadrare le persone. Adesso, anzi quasi quasi, ti porto prima a vedere il fuori e poi iniziamo a mangiare. Mi sono fatto accompagnare perché è veramente immenso questo posto. Allora, qua abbiamo il gioco per i bambini, perché ricordati che Valona, essendo per famiglie, marito, moglie vengono a mangiare qua e i figli si svagano dove devono giocare. Allora, qua abbiamo tutto un altro parcheggio enorme, la pizzeria e tutta la spiaggia, che ti faccio vedere così, a parte che tutta questa parte qua è della pizzeria, tutta questa spiaggia con gli ombrelloni blu, con le sdraio blu, sono di proprietà dell'Emiral, quindi veramente molto bello. Abbiamo sempre basket, elastici e questo qua, bello, bello, dopo ti porto anche in spiaggia. Comunque immenso, spiaggia, tavolini per bere il caffè. Edeni Caffè Tulute, Alban Scherdarai, ve lo ricordate? Siccome ci hanno consigliato, scusami, perché effettivamente non va bene così. Vieni, vieni Carlo, mettiti anche te. Siccome ci hanno consigliato, ci siamo fatti proprio coccolare dal caposala e abbiamo preso un po' quello che ci ha consigliato lui, no? Vedremo. Vedremo. Comunque, possiamo già spoilerare che ci sarà l'insalata Emiral, proprio la loro insalata, dei gamberi rossi, crudi. Viola. Gambero viola, poi un gamberone ripieno, una pasta, un risotto e un po' di cose. Comunque ti faccio vedere i piatti. Ti puoi dire qualcos'altro? No, c'ho fame. Lo sanno che hai fame, lo sanno perché mi... Ma perché sono a digiuno? Dovete sapere che ho incontrato due follower donne, tra l'altro una ragazza di Roma che ha detto mizzica ma quanto mangia la regia, e non avete visto... Ma non è più così. Sì, sì, ma perché voi vedete solo una parte delle nostre mangiate, ma noi mangiamo tre volte al giorno sicuramente. Beh, e meno male che prendiamo i chetoni, meno perché male, sennò... Meno male, sennò... Vabbè, comunque adesso appena arrivano i piatti te li faccio vedere. Ok, allora è appena arrivata, grazie, è arrivata l'insalata Emiral con le mozzarelline, la salsa Emiral, vabbè, l'insalata, dai, e poi c'è anche la bruschetta. Avete sentito che ci parla in italiano il cameriere? A parte che non parla solo italiano, perché ho sentito servire in inglese e ho un tavolo anche in tedesco, quindi qua a Valona o in Albania sappiate che le lingue le conoscono veramente tutte. È arrivato anche il gambero viola crudo, bellissima composizione, perfetto. Mm.
continuano ad arrivare i piatti, le polpette di pesce e il chili. Cambio piatti, cambio posate, dopo ti dico ottimo servizio, ma te lo dico dopo. Appena arrivati i gamberoni con crema di formaggio, guarda che bello, a ciciulena sarebbe nel gamberone, il sesamo. È arrivato anche il calamaro ripieno, mamma mia che a vederlo. La questione incredibile è che dovremo mangiare ancora il primo, ce la facciamo, non lo so, comunque ci proveremo, adesso ci proviamo, dai. Ci hanno portato un bellissimo risotto con il crudo e anche il caviale, ragazzi, tanta roba, sia a me che alla regia, dimmi. Bellissimo o buonissimo? Buonissimo, buonissimo, però bellissimo nel senso, ma che figata. È appena arrivato l'ananas caramellizzata col gelato, buonissimo, eh? Come ogni buon pranzo si conclude col caffè espresso. Per digerire. Per provare a digerire. E ottimo servizio, perfetto tutto, la qualità del cibo è alto e quindi io sinceramente ti consiglio l'Emira. Non mi chiedere quanto costa questo pranzo perché ancora non l'ho pagato, ancora non è arrivato il conto perché sono al caffè. E secondo di luogo, perché questa è la mia vita e se ti dicessi quello che spendo io ogni volta tu non ce la faresti probabilmente, se sei quello che si lamenta, se è quello che non si lamenta no. Comunque non mi chiedere più quanto ho pagato perché ma non lo dirò mai più. Comunque i prezzi sono medi bassi. Ma certo, ma tanto oramai c'è questa idea, quindi la togliamo direttamente, diciamo io continuo ad andare a mangiare fuori. Guarda i miei video, se ti piacciono condividili, se non ti piacciono guardami lo stesso.